Buongiorno, Gerson Mario, sono sommosso insieme ai corsi di studio di ingegneria e qui ci sono i quattro coordinatori per un incontro che ha un obiettivo abbastanza concreto in una sostanza. Abbiamo l'interesse e la voglia in queste occasioni in cui si parla delle prospettive occupazionali dei nostri studenti e quindi anche in questo incontro con il mondo delle aziende abbiamo pensato di cogliere questa occasione per avere anche l'opportunità di ascoltare in maniera un po' più strutturata, c'è garantito anche la presenza di un industriale, a questo punto c'è il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Frosinone e qualche azienda, di avere un feedback un po' più concreto e preciso rispetto a quella che è la nostra offerta formativa. È un aspetto, diciamo, di qualità della formazione che stiamo in via via sempre più strutturando. In quest'ottica i nostri studenti e i nostri corsi offrono sempre più spesso attività di tirocinio presso studi, aziende e così via, e stiamo strutturando un feedback più concreto e preciso, puntuale su ogni attività per avere dall'azienda un feedback preciso. Così come occasioni di questo tipo, il Career Day e questo breve incontro, ha l'obiettivo proprio di cominciare ad avere in maniera sempre più puntuale un ritorno da parte del mondo del lavoro su quali sono in realtà le competenze e le professionalità che si aspettano da un ingegnere, in particolare dai nostri corsi di studio di gas. Quindi è un obiettivo di dialogo, come dice la parola nel titolo, è un dialogo che in realtà difficilmente avviene in maniera strutturata, però abbiamo anche necessità e voglia di farlo in maniera strutturata e sistematica. Sono più di 3 anni che non avevamo un'occasione di questo tipo e siamo andati avanti con quelli che sono i feedback spot, quelli che dicevo prima, cioè le tesi di laurea spot in azienda, i nostri studenti che fanno tirocinio curriculare e molto più spesso anche post laurea. Abbiamo tanti studenti non laureati che continuano sotto la nostra supervisione a fare tirocinio nei primi 6 mesi dopo la laurea. Però tutte queste serie di informazioni sono sempre puntuali, cioè riguardano il singolo tirocinio, il singolo studente. Ci faceva piacere avere l'occasione per presentare in maniera più strutturata non tanto il percorso formativo, cioè non è che dobbiamo, ma esattamente le materie e i dettagli, quanto piuttosto quali sono gli obiettivi che i corsi di studio si sono posti. Poi il nostro sistema di qualità deve garantire che i corsi di studi perseguano gli obiettivi, però questi obiettivi dobbiamo essere sicuri che siano quello che poi realmente chiedono le aziende e si aspettano il mondo del lavoro. Quindi in pratica in questo incontro, se siete disposti a seguire, ho chiesto ai 4 coordinatori dei 4 anni, diciamo, dei nostri corsi di laurea di presentare in maniera un po' più specifica le competenze che vengono fornite ai nostri studenti. Ripeto, quelle che almeno abbiamo come obiettivi, poi ovviamente c'è un lavoro interno nostro che è quello di qualità, di garantire che queste competenze vengano realmente poi ottenute dai nostri studenti quando si parla. Però il punto di partenza principale è dire che queste sono competenze, sono quelle che servono realmente all'esterno e le professionalità che formiamo sono quelle che realmente servono. Anche in termini un po' più ampi, perché noi ovviamente abbiamo delle risorse limitate, non siamo un'offerta formativa che comunque, diciamo, siamo costretti a limitare su un certo numero di corsi di studio proprio per i requisiti di qualità che ci vengono richiesti, il numero di docenti e così via, e per garantire una didattica adeguata. E quindi anche su questo avere un ritorno esplicito riguardo alla e può darsi che alcuni dei nostri obiettivi e alcuni dei nostri corsi di studio ormai possono sembrare forse obsoleti oppure ci siano altre esigenze. Questo in termini più macroscopici.
Quindi passo rapidamente, il nostro obiettivo è una mezz'oretta di darvi queste competenze per chiedere anche il vostro intervento per contribuire a questo lavoro, che è un lavoro comune. Attualmente è, diciamo, in maniera abbastanza stabile, poi da un po' di anni, e in termini anche, penso anche nel breve medio periodo, le nostre capacità sono di fornire essenzialmente questo tipo di manifesto di studi. A sinistra ci sono i corsi di laurea, a destra trovate i corsi di laurea magistrale, cioè il famoso 3 più 2. Sono un po' agganciati con delle parentesi graph per un motivo abbastanza semplice, perché nei fatti il grosso dei nostri studenti comunque tendenzialmente svolge il 3 più 2, fa il percorso completo. Ancorché i nostri corsi di studio, diciamo non con particolare attenzione, ma già al primo livello forniscono delle competenze sufficienti per affrontare certi livelli di attenzione. È nei fatti un po' forse anche legato alla crisi, un po' alla concezione dell'ingegneria, un po' anche alle richieste aziendali del mondo del lavoro, che la maggior parte, la stragrande maggioranza dei nostri studenti fa tutti e due. Il primo livello, quello di corso di laurea, è organizzato nei tre ambiti classici in cui è organizzato l'ordine professionale, in cui ormai si distingue a livello internazionale l'ingegneria, che sono l'area civile ambientale, l'area industriale e l'area informatica e delle comunicazioni. Il secondo livello, che stiamo imparando a vedere i ragazzi soprattutto, stiamo imparando, ma anche noi docenti, stiamo imparando a vedere come un secondo livello invece è piuttosto distinto dal primo, a differenza forse delle prime applicazioni della riforma di 3 più 2, prevede invece al momento 7 corsi di laurea magistrale. Sicuramente su questi è il lavoro più che ci interessa fare oggi, perché le prime tre lauree sono essenzialmente le lauree di base. Ripeto, non toglie questo che in realtà lo studente dopo i tre anni, eventualmente con attività di master, come sta scritto sotto, con altre attività, possa essere operativo. Infatti ci sono alcune aziende, penso per esempio a Micron o altre aziende in ambito elettronico, che ci chiedono anche figure di livello intermedio, quindi laureati di primo livello, cosiddetti, con la richiesta esplicita in realtà di informazioni di base. Quindi le nostre ingegnerie, i primi tre anni di prevedere sono piuttosto a 360 gradi, parlare di ingegnere industriale, ingegnere civile, ambientale, quindi che hanno competenze molto ampie e di base. Però, io ripeto, alcune aziende usano anche questa tipologia di studente, preoccupandosi però di fatto di dargli delle competenze molto specialistiche e molto puntuali all'ingresso del mondo del lavoro nei primi 6 mesi. Invece ci focalizzeremo ovviamente sui corsi di laurea magistrale. Poi ci sono altre attività che spesso sono fatte insieme anche a tanti enti o aziende che spesso hanno esigenze spot di formazione. I nostri master di primo e secondo livello non sono strutturati, cioè noi non abbiamo mai voluto organizzare un master che si ripete sistematicamente ogni anno, perché per noi il master è una risposta a un'esigenza specifica di un gruppo di aziende, di un'azienda, di un ente, per rispondere a un'esigenza particolare. Abbiamo fatto master per esempio con Fiat e così via negli anni, ma per rispondere a richieste specifiche, quando l'azienda ha esigenze particolari di formazione e che viene svolto un master metà dell'università e metà dell'azienda. Primo e secondo livello, come dicevo prima, ci sono anche persone, aziende che chiedono gli studenti di primo livello, c'è la formazione di insegnanti per le scuole, ci sono altre attività, qualcosa che si sta fortemente iniziando in maniera decisa con l'ordine per la formazione continua dei professionisti e così via. Lascio quindi la parola, seguiremo un po' quest'ordine che vedete qui, quindi adesso vediamo la parte di ingegneria civile e ingegneria dell'ambiente e territorio, l'ingegneria elettrica, poi l'ingegneria gestionale meccanica, poi la parte di formazione, semplicemente perché questo è il nostro ordine convenzionale. Quindi i miei colleghi vi
quali sono oggi gli obiettivi formativi che ci vengono con questi diversi corsi. Partiamo quindi da Paolo Croce, che compila la parte di ingegneria civile e ingegneria ambientale. Sì, allora grazie per essere venuti. Appunto, sono Paolo Croce e compilo questi tre corsi, il corso di laurea di primo livello in ingegneria civile e ambientale e poi due corsi magistrali in ingegneria civile e ingegneria dell'ambiente. Intanto devo dire che quando fu introdotto il 32, sicuramente proprio il mondo dell'ingegneria civile, soprattutto il mondo accademico, ma non solo quello accademico, non era molto favorevole. Insomma, ricordiamoci un po' di storia. Abbiamo un po' subito questa trasformazione perché l'idea tradizionale dell'ingegneria civile italiana è sempre stata quella di una formazione molto approfondita che si ritiene impossibile acquisire in meno di 5 anni. Anche perché sappiamo tutti che l'ingegneria civile poi alla fine produce sempre dei prototipi. Quindi ogni progettista poi di fatto si trova a inventare un prototipo, che non c'è un'opera di ingegneria civile che possa essere assolutamente considerata uguale alle altre. Quindi c'è proprio un discorso culturale, su cui non mi voglio diffondere più di tanto, che diciamo ci caratterizza in un modo direi proprio storico. E infatti che succede? Succede che poi la stragrande maggioranza, se non la totalità dei nostri allievi, di fatto sempre entrambi i corsi, quindi fa il suo percorso del più 2 che è uguale a 5, come diceva Totò, perché la somma mi fa il totale. Detto questo, e quindi diciamo, abbiamo strutturato, come vedremo un po' più avanti, il nostro corso in modo tale che il primo livello, i primi 3 anni, ci danno una formazione praticamente bloccata di base nel senso ingegneristico del termine, cioè non vuol dire solo matematica e fisica, ma comunque le formazioni, scienze di costruzione, idraulica, geotecnica, che non puoi non avere qualsiasi cosa tu voglia fare nella vita, ma naturalmente non ti porta a livello tale che tu possa realmente lavorare con quel bagaglio in modo efficace, almeno come siamo abituati tradizionalmente con noi ingegneri civili italiani a fare. Dopodiché nelle lauree magistrali si passa invece molto di più agli aspetti applicativi. Detto questo, non mi sento neanche di dire che sia stata una cosa sbagliata, perché comunque ci sono aspetti positivi. Ricordo che ai miei tempi moltissimi allievi ingegneri non si laureavano, perché 5 anni non è troppo lunghi, anche nella vita delle persone. Quindi il fatto di avere un livello intermedio, secondo me, aiuta anche dal punto di vista proprio della vita delle persone, diciamo, a conseguire comunque un primo titolo, magari tirare il fiato, andare a lavorare, a tornare. Quindi io non sono contrario a questo tipo di organizzazione. Tra l'altro poi ti dà la possibilità magari di cambiare università o addirittura di cambiare paese, perché moltissimi oramai studenti italiani cambiano paese e sarebbe opportuno che anche gli stranieri venissero in Italia, ma sappiamo che questo è un po' un problema, non solo nostro, di persino. Quindi secondo me il meccanismo 32 funziona abbastanza bene, tutto sommato. Però ripeto, nel campo dell'ingegneria civile, da un punto di vista culturale, noi comunque siamo in definitiva legati a un'idea formativa che è un'idea antica dei 5 anni, sia pure declinata con dei contenuti leggermente diversi, ma sostanzialmente è una formazione abbastanza classica che abbiamo noi ingegneri civili italiani, e siamo direi famosi nel mondo per questo, e forse ce l'hanno solo gli ingegneri francesi. Gli altri ingegneri civili, non lo sassono, anche i tedeschi, per esperienza anche diretta, hanno una formazione sicuramente meno robusta, soprattutto meno robusta dal punto di vista delle conoscenze di base, molto meno, sono molto più superficiali, hanno una formazione molto più superficiale, secondo me. Quindi è il nostro punto di forza, ma anche il nostro punto di debolezza, è anche problematico, perché dobbiamo tenere il passo, perché noi magari ci mettiamo 5 anni, 6 anni, laureati, e però ci mettono 3, e quindi vanno sul mercato del lavoro molto prima, quindi produciamo una figura molto, secondo me, avanzata, che ci viene molto richiesta anche all'estero, però poi ci mettiamo molto tempo per produrre. Allora, qui ho portato le materie non perché voglio andare nel dettaglio, ma giusto perché poi attraverso le materie i colleghi ingegneri, almeno quelli che conoscono un po' l'ingegneria civile e ambientale, capiscono di che stiamo parlando. È una formazione classica con una base di matematica, chimica, fisica e disegno, che è molto simile a quella degli altri corsi, e poi abbiamo le classiche materie dell'ingegneria, senza che le leggo, sono segnate, sono le classiche materie dell'ingegneria.
Abbiamo introdotto anche due moduli di diritto dei lavori pubblici e diritto ambientale, perché sappiamo come in Italia la professione di ingegnere civile sia molto ma molto vincolata agli aspetti legislativi, e quindi la conoscenza della giurisprudenza del settore è fondamentale, perché se no non ci riusciamo a ricordare. Poi naturalmente c'è la nostra tesi, quindi è un sistema questo abbastanza bloccato, in cui gli studenti non diamo possibilità di cambiare, perché certe cose le devono sapere e basta, e questo è un po' un concetto classico degli ingegneri italiani. Nel corso poi di laurea magistrale abbiamo due corsi di laurea magistrale. Quello di ingegneria civile ha un'offerta molto ampia. Io ho riportato qui le materie non perché gli studenti le debbano fare tutte, ma c'è una scelta molto ampia. Quindi gli studenti possono, senza entrare nel dettaglio organizzativo, diciamo scegliere abbastanza liberamente tra questi corsi. Qui poi a Cassino abbiamo diciamo, indirizzato, abbiamo offriamo una particolare preparazione su tre curricula, no? Una formazione particolare di ingegneria idraulica, ingegneria geotecnica e di ingegneria strutturale, senza che adesso entriamo troppo nel dettaglio. Quindi tutti gli ingegneri magistrali di ingegneria civile hanno una formazione abbastanza ampia su tutte queste materie. Non è che chi sceglie geotecnica non conosce idraulica, chi sceglie idraulica non conosce strutture, perché gli esami ce ne sono tanti, ma quelli che desiderano approfondire in modo molto specifico certe tematiche possono poi optare per delle curricula più specifiche e particolari. Poi abbiamo la questione, quindi diciamo sull'ingegneria civile è un prodotto classico e non potrebbe essere diversamente, no? Per la tradizione e per la realtà poi dell'ingegneria civile. Se noi pensiamo, quando poi invece ci avviciniamo all'ingegneria dell'ambiente del territorio, entriamo appunto in un mondo che non è più un mondo tradizionale. Sull'ingegneria dell'ambiente del territorio, in Italia, da quando è stata istituita questa classe di laurea, ci sono state interpretazioni molto varianti, molto diverse, dei diversi atenei, perché appunto intanto è difficile anche definire che cos'è l'ambiente, no? Che cos'è l'ambiente, non c'è una definizione tecnica chiara. Quindi ogni ateneo ha declinato questa tematica dell'ambiente e anche tutto sommato del territorio in modo un po' diverso. Allora, noi come ci siamo organizzati? Qui vedete, abbiamo creato un sistema in cui lo studente di fatto può scegliere liberamente, si può orientare a, diciamo, perseguendo una concezione dell'ambiente del territorio che può essere variabile. Adesso qui non entro tanto nei dettagli, però diciamo, per semplificare al massimo il discorso, che non tediarvi troppo, diciamo che nella parte verde c'è l'aspetto diciamo più territoriale, e quindi il problema della gestione del territorio, la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, diciamo quello che possiamo chiamare lo sviluppo sostenibile del territorio. E dall'altro invece quello in rosso c'è più l'aspetto che riguarda l'impiego corretto delle risorse naturali, il ciclo dei materiali, le questioni dei rifiuti. Naturalmente poi lo studente può combinare questi moduli in modo molto libero, perché appunto la logica ingegneria ambientale è quella biologica necessariamente anche, perché ambiente è tutto, quindi diamo un ventaglio di preparazione delle offerte possibili molto ampio, per cui c'è quello che è interessato, di cui faccio vedere l'aspetto dell'inquinamento, c'è quell'altro che è più interessato all'aspetto dei catastrofi idrogeologici, c'è quell'altro che è interessato, faccio vedere più, alla questione proprio del ciclo dei rifiuti e via discorrendo. E quindi c'è una preparazione abbastanza ampia su questo tema. Devo dire una cosa, e qui già chiedo un contributo ai colleghi presenti. Io, anche per la mia esperienza personale, vedo da un lato che nel mondo del lavoro c'è una forte richiesta di competenze in campo ambientale, e c'è un momento di difficoltà, un momento che dura da diversi anni nel campo dell'ingegneria civile intesa come industria delle costruzioni, sia le infrastrutture pubbliche per la carenza di investimenti pubblici in questo paese, e sia anche l'edilizia privata per tanti motivi. Però per qualche strano motivo i corsi di ingegneria ambientale in Italia chissà perché non vengono scelti tanto come ingegneria civile, pur essendo a mio avviso più promettente dal punto di vista dell'occupazione o quantomeno della richiesta diciamo di competenze, stentano di poter applicare a essere riconosciuti e riconosciuti dagli studenti che si sentono. E questo è un non lo domando da tanti anni, sono lì come hanno detto, mi domando ma perché, non lo so, forse qualcuno me lo potrà spiegare.
ultima slide, adesso mi tolgo dai piedi, e alla fine gli sbocchi professionali, secondo noi, o quali sono, insomma, società di progettazione, le imprese di costruzione, ovviamente di nuovo, una volta c'erano anche le amministrazioni pubbliche, le aziende, gli enti, i consorzi di agenzie, che però oggi tendono a assorbire molto meno del passato, e questo è un problema soprattutto nel meridione, perché mentre nel nord le società di progettazione e imprese di costruzione vanno un po' meglio, nel sud tradizionalmente gran parte degli ingegneri trovava, i civili trovava impiego nelle amministrazioni pubbliche, nelle aziende, negli enti, e chiaramente nel momento in cui si è chiuso questo rubinetto, secondo me il problema è serio. Poi c'è la libera professione, sì, certo, la libera professione, che però è un tema anche questo. Poi magari lascerò la parola ai colleghi, soprattutto al collega Mirabella, presidente dell'Ordine, che però insomma era un modo di lavorare negli anni 70-80, che oggi sinceramente mi sembra molto, molto difficile per seguire. E di che cosa ci dovremmo occupare? Edilizia, che impianti, infrastrutture civili, in termini di progettazione e costruzione, ovviamente, impianti di trattamento di ciclo di rifiuti solidi ho parlato, e poi il controllo, il monitoraggio e la difesa del rischio idrogeologico, di cui tanto si parla, i nostri politici parlano continuamente di questo, ma poi alla fine difficilmente stanziano un euro per fare qualcosa di concreto, o stanziano in modo talmente complicato che alla fine è quasi impossibile. Questa è un po' la mia esperienza e il mio modo di vedere la situazione attuale e la nostra offerta, e quindi diciamo altro non mi sento di dire, perché vogliamo soprattutto ascoltare, no? Io scusa per questo, quindi io mi sposto di là. Mario, c'è un sito di parco industriale? Sì, che sicuramente... Buongiorno a tutti, io sono Francesco Iorriello, ordinario di metallurgia e coordinatore dei corsi di studio in ingegneria industriale, e cerchiamo di essere il breve possibile per raccontarvi in pratica quali sono le strutture didattiche, l'approccio didattico che abbiamo seguito nel formare ingegneri di industriali sia a livello triennale che a livello magistrale. Il nostro industriale triennale, lo schema che ha dato qui il professor Russo, appunto abbiamo questo industriale triennale sostanzialmente con una formazione forte di base ma senza una particolare specializzazione, e abbiamo poi tre percorsi di laurea magistrale che sono appunto indirizzati verso l'elettrica, verso la gestione, di cui parlava appunto il collega Maffucci, verso la gestionale e verso la meccanica, ma in realtà queste tre anime le troviamo già all'interno dell'industriale con tre curricula che si sviluppano in pratica all'interno del terzo anno. Quindi noi avremo praticamente un primo anno materie di base e basso, sostanzialmente, quindi matematiche, fisiche, chimica, eccetera. Al secondo anno abbiamo materie ingegneristiche caratterizzanti nel senso più ampio del termine, nel senso industriale, e poi al terzo anno alcune materie ingegneristiche caratterizzanti e altre che noi non consideriamo a fini integrativi ma in realtà importanti nell'ambito industriale, metallurgia, sono presenti in metallurgia, e fra queste attività didattiche appunto vengono proposte come importanti per l'ingegneria industriale, nel senso più ampio del termine ingegneria industriale. Questa attività, appunto, come ha detto il mio collega, si sviluppa su 180 gradi nella triennale, e vediamo appunto che la struttura che seguiamo, a parte appunto la parte di base, che sono appunto le analisi fisiche, vede in questi tre filoni la parte più caratterizzante all'interno dei tre curricula che abbiamo costruito per l'ingegneria industriale. Il nostro ingegneria industriale in realtà ha tre percorsi sostanzialmente dopo la laurea. Può andare a lavorare, abbiamo diversi ingegneri industriali, specialmente negli ultimi anni stiamo verificando che vanno a lavorare e in parallelo magari si iscrivono anche alla magistrale, però ormai molti di questi vanno direttamente sul mondo del lavoro. La stragrande maggioranza di questi comunque prosegue il proprio percorso all'interno del nostro ateneo, cosa c'è veramente felici, alcuni di questi vanno fuori. Una cosa non ci dispiace troppo, nel senso che ci dispiace se vanno, ma in realtà per noi sono tutte le partite intorno a sole, perché seguendo il loro percorso, che poi Cassino è piccola e quindi ci permette anche di seguire abbastanza facilmente gli studenti, scopriamo che il loro successo in altri atenei, Torino, Milano, a Modena e Ferrara, un altro ateneo in cui abbiamo alcuni studenti, hanno un successo notevole. Quindi in realtà la nostra formazione di base sulla triennale gli consente poi in altri atenei di avere un successo veramente importante, quindi la cosa ci rende particolarmente felici, insomma. Quindi
realtà speriamo che l'emorragia non sia, ci rimanga sempre la cartina di tornasole, non vada oltre, però al momento abbiamo numeri che ci rendono parzialmente soddisfatti. Sul percorso appunto elettrico, qualche dettaglio in più della collega Maffucci, la può vedere la parte gestionale, la parte meccanica, vede alcuni corsi che, come vedete, vediamo gli affini integrativi e i caratterizzanti mescolati insieme, perché noi consideriamo appunto alcune tematiche importanti per una formazione di base per un ingegnere industriale. I blocchi occupazionali per un ingegnere industriale triennale sono quelli che vedete qui in elenco, e possono appunto essere la formazione, l'industria fattoriera. Chiaramente non esce fuori un progettista, questo è ovvio, insomma, sul triennale esce fuori un professionista che è in grado di essere d'aiuto a questo tipo di attività, sicuramente è d'aiuto all'attività in azienda, nella gestione di uomini e mezzi, ma sicuramente non può fare il progettista, non può fare ricerca ad alto livello, non può fare attività che sono invece appunto più consone a una formazione un po' più approfondita. Per quanto riguarda le tre lauree magistrali, appunto come dicevo, la parte di ingegneria elettrica ne parlerà il collega Maffucci, per quanto riguarda l'attività l'ingegneria magistrale ingegneria gestionale che si sviluppa presso la nostra sede di Frosinone, mi ricordo, non è fatta a Cassino, vede appunto l'attività caratterizzante e formativa scelta che consentono di poter formare un ingegnere industriale anzitutto, ma in ambito gestionale, e quindi con sbocchi occupazionali che possono andare dalla formazione, quindi in grado di poter fare il formatore o l'insegnante o ricercatore, all'addetto al processo produttivo, all'addetto responsabile, qualità, reazione esterna, consulente aziendale, sono quelle figure che sicuramente possono essere ricoperte da un ingegnere gestionale prodotto, tra virgolette, presso l'Università di Cassino, la nostra sede di Frosinone. Per quanto riguarda l'ingegneria meccanica, che invece ha come sede Cassino, è fra le ingegnerie antiche, insieme a quella elettrica, a Cassino, ha una stabilizzazione non solo della docenza, ma anche del laboratorio, eccetera, assolutamente ormai consolidatissima. Ripeto, il laboratorio di ingegneria meccanica, elettrica, ma anche delle altre aree, sono assolutamente di primissimo piano a livello nazionale. Vediamo che la costruzione del curriculum dell'organizzazione didattica in generale è sostanzialmente due curricula. Uno che noi chiamiamo perfettamente caldo, energia ambiente, uno che chiamiamo perfettamente freddo, perfettamente ci sto anche dentro, progettazione meccanica. Vediamo un primo anno comune a tutti sostanzialmente, un secondo anno, ora qui vi ho messo una strutturazione che è quella parte fino a quest'anno, in realtà dall'anno prossimo è una forte novità. Il secondo anno in realtà per tutti e due i curricoli, ingegneria meccanica, sia appunto caldo, virgolette, o freddo, vedrà un pacchetto di corsi a scelta per uno studente molto più ampio, nel senso che vogliamo consentire agli studenti di poter avere una scelta molto più ampia e addirittura faremo partire per gli studenti più brillanti, cioè quelli che dalla laurea triennale escono con una quotazione consistente, la possibilità di poter sviluppare un'attività formativa nel secondo anno presso le aziende, che appunto vorremmo il vostro coinvolgimento importante, dove appunto loro potranno svolgere presso l'azienda, al di là della tesi di laurea, al di là del tirocinio, un'attività formativa progettuale, quindi non è un tirocinio, qualcosa di molto più evoluto, da 18 CFU, però in questo caso interpretate 18 CFU che sarebbero qualche mese di lavoro, 6 mesi di attività, quindi un'attività importante, che prevederà addirittura un esame, un voto, quindi in realtà non è un classico tirocinio. Lo offriremo solo agli studenti più brillanti questa possibilità, perché noi vogliamo portare in azienda diciamo da non laureato quello che per noi è il top, e in questo modo noi avremo un'attività già fortemente connessa con le aziende, oppure con attività all'estero, oppure attività presso centri di ricerca non universitari, perché dobbiamo uscire fuori questi studenti più brillanti al di fuori dall'università, che può anche essere o produttivo o opprimente, insomma, dal punto di vista. In questo caso appunto, dopo la formazione del primo anno, molto forte, molto consistente, molto consolidata, daremo appunto queste attività scelta in più agli studenti più brillanti, agli studenti più brillanti la possibilità di avere appunto una formazione di questo tipo. Gli sbocchi occupazionali sono nell'area industriale e meccanica più ampia, qui vediamo una lista, non ve lo sto a leggere, ma insomma, richiamo un po' anche quelli dell'industriale, ma appunto in questo caso c'è un progettista nel senso del termine, il prodotto tra virgolette che noi andiamo a laureare è un prodotto di tutto rispetto, e dai ritorni che abbiamo seguendo il percorso poi dei nostri studenti dopo la laurea abbiamo una buona soddisfazione da parte delle aziende nell'utilizzare appunto i nostri studenti, i nostri laureati.
io ho cercato di essere il più breve possibile, ma voglio lasciare la discussione. Buongiorno, mi chiamo Antonio Marfucci, sono docente di elettroelettrica e corro il corso di laurea magistrale in ingegneria elettrica, la cui ultima revisione risale al 2009, sono passati un bel po' di anni, a cui, come diceva il collega Russo all'inizio, è arrivato il momento di fare il cosiddetto riesame dell'impianto formativo anche alla luce di quello che ci direte. Come diceva il collega Corriello, questo percorso viene dopo la triennale industriale, quindi il percorso di magistrale elettrica si inserisce in quel progetto formativo. Quello che è l'obiettivo del nostro percorso formativo, la magistrale elettrica, è dare al nostro laureato queste funzioni e queste competenze, quindi parliamo di progettista, addetto al processo produttivo, energy manager. Poi c'è ovviamente l'aspetto legato alla formazione, alla docente, alla presenza e alla ricerca, e chiaramente anche il nostro ambito la possibilità di switchare verso la libera professione. Gli sbocchi occupazionali tipici sono appunto l'industria per la produzione di componenti, apparecchiature di macchine elettriche, le aziende per la produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica, l'industria elettromeccanica, manifatturiera e l'industria dell'automazione industriale. Ho messo anche qualche dato, pensavo che fosse anche di interesse dare qualche dato in alto tutto il nostro processo, diciamo, formativo, la fonte Alma Laurea. In realtà i livelli occupazionali dei nostri laureati, parlo in generale di ingegneria e nello specifico di ingegneria elettrica, sono molto soddisfacenti, assolutamente in linea con la media nazionale, a volte anche migliore per alcuni comparti. Quindi, questo ci conforta anche come, se volete, riscontro a posteriori di impianto formativo. Qui sono evidenziati i laureati, gli occupati dopo un anno, dopo tre anni, dopo cinque anni, a Barra Blu e Cassino, a Barra Rossa e la media nazionale. Le attività, anche qui abbiamo un basket di attività tra virgolette obbligatorie, che sono le tipiche attività formative di ingegnere elettrico, quindi non ve ne sto a leggere, trovate questi elenchi in cui potrete osservare come ci sia una grande complementarietà, diciamo, tra la formazione cosiddetta di base dell'ingegnere elettrico, dopodiché c'è un ampio basket di insegnamento a scelta anche qui per consentire ai nostri studenti di indirizzarsi a seconda anche delle predilezioni proprie rispetto a questo tipo di studio. Quindi, come avete visto anche gli altri corsi laurea, come sarà anche per i corsi dell'area informazione, noi stiamo evolvendo verso un sistema in cui la parte a scelta dello studente sta diventando sempre più preponderante rispetto a quello che viene richiesto come contenuto strettamente obbligatorio. E questo anche per venire incontro alla grande richiesta di flessibilità che ci viene sia dagli studenti ma anche da poi dal mondo esterno, dal mondo del lavoro. Forte attenzione viene data attualmente sia all'attività di tirocinio che all'attività di esperienza all'estero. Come diceva prima il collega Iacoviero, stiamo anche mettendo in campo la possibilità di avere un nuovo strumento che si affiancherà ai tirocini classici aziendali, che è questa attività di progetto che dovrebbe durare un intero semestre, sostanzialmente dovrebbe abbracciare un quarto del percorso formativo e dovrebbe consentire agli studenti migliori di avere un'esperienza di grande qualità di formazione e di concentrazione presso un'azienda, presso un partner internazionale o presso un ente di ricerca esterno all'università. Giusto l'ultima slide della collocazione nazionale della nostra laurea, mediamente noi abbiamo un numero di laureati in elettrica alla magistrale intorno a 15 negli ultimi 4 anni e ci collochiamo al primo posto dopo le grandi università, come vedete. Il numero di laureati che riusciamo a offrire è comunque basso rispetto alla richiesta nazionale.
ma comunque ci sentiamo di dire che siamo assolutamente in linea con quello di un target internazionale. Come vedete, davanti a noi sono solo atenei molto più grandi di Cassini, quindi questo è un dato che in qualche modo tengo anche conto del fatto che elettrica da noi praticamente ce l'ho sempre, dagli albori della creazione dell'ingegneria, significa che in qualche modo abbiamo un riscontro anche di solidità di questo impianto formativo, visto che poi negli anni riusciamo a mantenere questo tipo di performance. Io mi fermo. Nessuno può continuare a quella informazione. Questo è migliore.
l'altro master che proponiamo è un master invece completamente in lingua inglese, è il Master of Science in Telecommunication Engineering, e ovviamente l'obiettivo è quello di preparare ingegneri nell'ambito dello sbocco lavorativo delle telecomunicazioni. Quindi questi sono i classici sbocchi lavorativi, però anche in questo caso con un occhio, un'attenzione verso una preparazione internazionale, ed infatti in questo corso c'è una percentuale, diciamo, significativa di studenti anche, diciamo, da altre parti del mondo, quindi è un, diciamo, è una classe piuttosto, diciamo, variegata, e questo lo rende anche estremamente interessante sia per gli studenti sia per noi docenti. E ultimamente, diciamo, stanno venendo addirittura studenti italiani da altre università, proprio perché questo è una delle poche lauree completamente in lingua inglese che sono, diciamo, erogate nel centro sud Italia, diciamo, da Cassino in giù, ma non ce ne sono tante. Questi sono, diciamo, ovviamente gli scopi, le semi comunicazioni, le reti di comunicazione, tecniche della trasmissione, tecniche della trasmissione per la sicurezza informatica, a cui noi diamo grande importanza. E questo è un grafico che dà un'idea della ragione degli studenti con esperienze di studio all'estero, diciamo, e come si vede da noi c'è una percentuale maggiore della percentuale italiana, ovviamente del 2014, che è legato proprio a questo corso di studi completamente in lingua inglese. Questi sono invece i percentuali di studenti che hanno svolto tirocinio o lavori riconosciuti al CBS. Lo mostro perché in realtà in questo dato siamo un po' più in basso rispetto alla media nazionale, non molto, ma un po', e questo, diciamo, sicuramente è può essere un punto di discussione, diciamo, in quest'aula per migliorare le interazioni con le aziende, che ovviamente noi consideriamo assolutamente fondamentali. Siamo ovviamente interessati, più che interessati, diciamo, a avere contatti con le aziende, sono contatti continui, come qualcuno, diciamo, di voi già sa. A parte il career day, stiamo portando avanti un programma, stiamo iniziando proprio ora, l'abbiamo però chiamato Inquadro, che è un programma di contatto diretto tra azienda e studente, e direbbero di portare l'azienda, diciamo, direttamente a contatto con lo studente nelle aule, e diciamo, questo è un programma su cui sicuramente poi potremo parlare con le aziende. Come ho detto, il corso di studi in informatica ha un'attenzione particolare verso, diciamo, la preparazione di una figura internazionale, una figura che abbia la possibilità di competere a livello internazionale. Abbiamo ovviamente diversi progetti Erasmus, abbiamo anche, diciamo, delle tesi che sono sviluppate all'università e centri di ricerca partner sia in Italia che sia all'estero. E questo, diciamo, è un po' quello che gli studenti pensano del corso, e come si vede, diciamo, la percentuale, diciamo, degli studenti contenti è abbastanza elevata. L'ultima cosa è l'interazione, diciamo, l'interazione con le industrie, uno dei problemi spesso è quello che le iniziative che noi portiamo avanti in termini di processo di poi non sono conosciute dagli studenti. Quindi in questo ambito noi ci stiamo muovendo, stiamo aprendo ora un sito Facebook, che noi vediamo anche come un canale, diciamo, diretto con gli studenti, in modo tale da far conoscere agli studenti tutte le iniziative del corso di studi per quanto riguarda, diciamo, il lavoro che noi stiamo facendo e faremo con le aziende. Ho terminato e vi ringrazio. Colleghi.
senza perdere tempo, mi avrei dare spazio a qualche intervento che spero abbia suscitato la nostra presentazione. Il Presidente, proprio il tema è l'obiettivo lavoro, quindi volevo darvi chiaramente, visto che il tema è questo, praticamente alcuni dati che il centro studi del Consiglio Nazionale, chiaramente di quello utilizziamo per avere chiaramente indirizzi e dati sulla nostra professione. Tra diversi ovviamente obiettivi che cerchiamo di raggiungere, c'è anche quello appunto della formazione chiaramente del titolo di ingegnere. E, lo studio del CNI ha evidenziato ovviamente che la formazione di ingegnere è in Italia praticamente diffuso in circa 840 indirizzi di laurea tra triennale e magistrale, e praticamente che la stragrande maggioranza, oltre l'83%, va praticamente sul 3+2, cioè sono pochissimi quelli che si fermano praticamente sul triennale. E tra l'altro noi a livello proprio di ordine registriamo negli ultimi anni un grosso calo di quei pochi che già erano sul triennale, quindi diciamo così, il percorso 3+2, per quanto sicuramente in alcuni casi sicuramente l'ambiente e per tener conto delle chiaramente esigenze di uniformarci alla normativa europea, lascia un po' praticamente, secondo il nostro modesto giudizio, praticamente il tempo che trova, nel senso praticamente che abbiamo visto che la maggior parte degli studenti di ingegneria, che tra l'altro rispetto a tutti i corsi di laurea rappresenta dal 14 al 18%, quindi parliamo del numero più grande in Italia sugli studi ingegneristici, e quindi riteniamo praticamente che, tanto è vero che stiamo aprendo un tavolo con il ministro Giannini praticamente del Consiglio Nazionale per dare una maggiore possibilità sul quinquennale, cioè per vedere, già alcuni ci sono, come sapete, ingegnerie di eccetera, però insomma dare una maggiore rilevanza praticamente ai consigli, anche perché, e qui è il primo elemento che vi posso dare, i nostri colleghi, quindi altro è un merito vostro ovviamente, sono molto apprezzati all'estero, e ormai abbiamo un numero abbastanza elevato di nostri colleghi che praticamente vanno a lavorare all'estero, quindi il livello dell'ingegnere italiano è molto apprezzato. Ho fatto un intervento venerdì, c'era tra gli ospiti il vice ministro delle infrastrutture Vencini, il quale ha detto che lui veniva proprio dagli Stati Uniti, dove gli chiedevano altri ingegneri italiani. Insomma, parliamo degli Stati Uniti, poi parliamo magari del Cile, di altri, comunque nazioni che richiedono comunque la nostra presenza. E quindi diciamo, l'obiettivo praticamente che noi ordini praticamente nazionali chiediamo è quello di assolutamente non abbassare il livello, insomma è abbastanza elevato, ma nello stesso tempo forse arrivare ad una maggiore preparazione di base, visto che un altro elemento che è venuto fuori da questa assemblea nazionale è che è difficile sia per noi come Consiglio Nazionale, sia per qualche rappresentante che c'era chiaramente anche del mondo accademico, di riuscire a capire, vista l'estrema volumi
disponibilità del mercato in questo momento, quali sono le richieste, le figure, eccetera. Quindi rimanere praticamente su un elevato livello di base, come tra l'altro avete illustrato nelle precedenti slide, e nello stesso tempo forse contenere forse i corsi in un'estrema specificità, e nello stesso tempo ovviamente, ove io ho visto questo corso praticamente di telecomunicazione, praticamente anzi professore, completamente in inglese, quindi diciamo così facilitare chiaramente la... un ultimo elemento è che noi finalmente siamo riusciti a far aprire anche il mercato dei finanziamenti europei, finalmente da quest'anno, anche ai professionisti. E questo spero che in qualche modo ci permetta di riuscire praticamente ad avere una serie di facilitazioni per il mondo delle professioni, e in particolare chiaramente questo noi speriamo di poterlo attuare in qualche modo anche ad una aggregazione. Un altro elemento praticamente che è venuto poi dal nostro studio è che chiaramente a livello poi competitivo internazionale siamo ancora come istituzioni, istituti professionali eccetera troppo piccoli, per cui praticamente spero che sia noi, non so voi in che modo possiamo farlo, ma sicuramente cercheremo di farlo noi magari utilizzando appunto questi finanziamenti per favorire anche la creazione nell'ambito ovviamente delle figure professionali, per poter creare ovviamente anche degli studi di progettazione, società di ingegneria eccetera, che possano comprendere. Credo insomma di aver dato un piccolissimo contributo a questo quello che ringraziamo il Presidente. Io sì, avevo una domanda su quello che è stato un po' di alcune domande di Alfredo Tofucci, e rappresento Euro Engineering, che è una società un gruppo adesso, una società di ingegneri che un po' detto che fondamentalmente fa consulenza ed outsourcing ingegneristico per altri settori. Rifacendo un po' quello che dicevate diciamo, entrambi i vostri interventi, la laurea 3 più 2, che diciamo, non si capisce bene se è migliore, peggiore, vantaggio o non svantaggio. Un po' vi posso dire quello che a volte ho notato io. Premetto che lavoro in modo, se vogliamo, non troppo strutturato, ma dal 2000 con l'Università di Cassino, con tirocini in azienda, con collaborazioni reciproche, eccetera, eccetera. A volte trovo, soprattutto durante i primi colloqui di persone che escono, che dato il numero, l'aumentato numero di esami che si trovano a dover fare, a volte sembra che si tralasci qualcosa lungo la strada. Ripeto, non è una critica, è un po' quello che il film che a volte ho con alcuni studenti, no? Mi sento dire, ma questo magari non è stato, non l'abbiamo dovuto fare perché diciamo, ci sono tanti esami, quindi mentre prima magari l'esame veniva assimilato forse nei tempi miei. Poi di più adesso a volte succede questo. Un'altra cosa, diciamo che forse è una banalità, ma che volevo dire è che il tirocinio di laurea è fondamentale, che sia fatto in azienda o presso l'università è veramente fondamentale, ma diciamo non tanto perché, e non è secondario, segna il passo nella stragrande maggioranza dei casi di quello che sarà il percorso professionale, ma soprattutto perché mette lo studente di fronte a dei problemi. E un conto è capire le cose, un conto è spiegarle e farle, no? Quindi quando uno si trova a dover fare delle cose, veramente trovo che il tirocinio fatto bene porti gli studenti a magari non sapere tantissime cose, ma quelle che sanno le sanno veramente bene, perché se no hanno affrontato un tema specifico nel risolvere. Poi da lì può nascere, diciamo, noi i numeri che abbiamo fatto con il professor Beria negli anni non sono tantissimi, insomma, ripeto, non è una cosa strutturata, però il 100% delle persone che abbiamo tirocinato poi hanno lavorato praticamente dal giorno dopo. Quindi
questo grazie alla loro formazione, grazie all'azienda che sa cosa vuole il mercato. L'azienda con noi lavoriamo un po' in tutta Italia, lavoriamo in tutta Europa, attualmente da Roma abbiamo attività tra il Belgio, la Cina, e la Polonia e l'Egitto, quindi in qualche modo c'è una visione del mercato abbastanza ampia. E, diciamo, più o meno erano questi i temi principali che volevo dire. E un'altra, chiudo dicendo che noi collaboriamo chiaramente anche con altre università, perché è una nostra azienda a sede in tutta Italia, principalmente con Torino e Milano. Ecco, quello che succede per esempio a Torino sull'ingegneria è che lo studente esce da una porta universitaria, entra in General Motors, entra in Fiat perché sta praticamente tutto a portata di mano. Ci sono, vediamo, grosse collaborazioni strutturate fra le aziende e le università. La stessa cosa a Milano, per esempio, con Bicocca e la Pirelli, tutta la parte di meccanica degli pneumatici, eccetera, viene praticamente storicamente fatta anche in Formula 1 con studenti delle università. Ecco, quindi, e vedo che ci sono diverse interessantissime iniziative come quelle dell'estero, al fatto appunto anche di portare gli studenti durante il corso all'interno delle aziende. Sicuramente questo è un passo importante dello strutturare quello che magari già facciamo in modo un po' così su iniziative più personali. Di movimenti in quale settore specificamente? Perché le faccio questa domanda? Perché nel campo di ingegneria civile storicamente è molto avere un rapporto con le aziende che sia paragonabile a quello di altri settori industriali, perché proprio il modo di lavorare, tu sei del regionale del nostro paese un po' particolare. Allora lei ha esperienza anche nel campo delle aziende di ingegneria civile o soltanto in industria? Allora, due cose. Sì, in ingegneria civile abbiamo diversi lavori tutti all'estero, cioè Condotte, Ghella, Salini, prendono i lavori e li vanno a fare in Nord Europa, no? Sui fiordi o quindi questo è una cosa. E quello che dicevo prima, invece, sono che fanno, perché io più o meno li conosco, ma diciamo coloro che fanno cercano quindi una certa tipologia di ingegnere che abbia una conoscenza maggiore, quindi allora passiamo alla difficoltà. La difficoltà è che quando i lavori stanno all'estero, nella stragrande maggioranza dei casi cercano una persona molto strutturata. Cioè, se uno ha lo studio in Italia, sul territorio, eccetera, può pensare di introdurre magari un giovane che ha appena finito con uno stage o qualcosa del genere, in modo tale da introdurlo al mondo del lavoro, come facciamo con l'elettronica, con l'informatica, eccetera, eccetera. Quando invece l'attività è un cantiere, non vogliamo 10 anni di esperienza. È difficilissimo. Noi diciamo, abbiamo dei cantieri del sud di un gas, più gas che ho visto in un momento storico. Tutte persone iper specializzate, è molto difficile. Io propongo veramente settimanalmente di curare i giovani ad aziende romane, cioè aziende che stanno sul territorio, che è molto difficile da io lo so, questo problema lo conosco perché lo vivo da, diciamo, dall'interno, pur non avendo un parametro generale, e non riesco a capire come fare a rompere queste specie di numeri, perché mentre prima, scusate, mentre prima il mondo dell'ingegneria civile appunto c'era un assorbimento del mercato nazionale forte, come dicevamo, che poi alla fine dava anche una certa esperienza e poi gli consentiva anche di andare all'estero, adesso si è un po' fermato per quella nazione. E quindi le persone, io vedo, i miei colleghi si sentono adesso vanno all'estero. Ne ho assunti due di 69. Lo so, infatti sto pensando ai giovani. Ci sto pensando anche io, se me non si appaggio. È così, mentre i ragazzi di 50 anni fanno molto, proprio anche semplicemente entrare in questo giro. Allora io però, in questo avuto molto, cioè l'esperienza universitaria, spingermi a utilizzare Erasmus. Ma non basta. Spesso comunque probabilmente dovremmo investire. Dovremmo ragionare sul fatto che per le aziende non è stato un costo, anzi forse ci aiutano anche noi, lavoriamo anche sulla parte di progettazione finanziaria, quindi solo che sono tempi lunghissimi, cioè noi veniamo da un'azienda che ha un cantiere e devono iniziare un mese dopo, se pensiamo alla progettazione finanziaria con tutti i vantaggi che ha, lo dobbiamo fare in prospettiva. Allora, noi qualche anno che poi da lavorare in Cina, lo faccio per dire, no, non ce l'abbiamo, però sono dei casi un po' sporadici.
Noi abbiamo un problema di rispetto, visto come supervisor, quindi persone che curano la parte di saldatura, persone che curano la parte elettrica di un cantiere di gas, insomma, e che hanno molti addetti sotto, però è difficile dire ti metti a fianco un giovane su un cantiere difficile, no? Perché poi i cantieri sono complicati. Sì, le costi enormi di trasferimento, di gestione. Sì, la gente la tenta, lavora, cerca, no? È molto complicato. Per assumere persone sul posto. Sì, infatti si consigliano le vendiamo sotto casa. La testa da dove l'azienda, quindi in questo caso l'Italia, e poi un po' nelle braccia. Certo, lei mi conferma un po' quello. Questo è più facile in altri settori, io confio. Ok, vabbè, come è. Bene, siamo arrivati alla fine, un altro intervento. Ringrazio di nuovo. Grazie a tutti i nostri lavori. Faremo tesori, faremo avere anche una breve sintesi di alcune cose più importanti che sono uscite, la traccia di questa incontro, ma soprattutto per il lavoro che dobbiamo fare noi a livello di università. Grazie di nuovo, arrivederci.